a batterie negli alveari di cemento. Siamo stati tutti selezionati accuratamente come natura crea. Stiamo tutti lavorando per il bene del paese e sono convinto che soltanto insieme usciremo da questo momento. Grazie. Io volevo fare Peluma, purtroppo era già, se l'era già preso Piero, era rimasto solo Zulu e dovevo prendere quello. Ci accontentiamo, sì, sì. Allora, Cattivo Guaglioni, un album meraviglioso sia per quanto riguarda i suoni, sembra che prima con i due giorni che siate meno incazzati rispetto a oltre 10 anni, è soltanto un'impressione o una scelta artistica? Secondo me è un'impressione, mi sento molto più nervoso. Penso che nel disco si vede, parliamo di soggetti, se è possibile, ancora più borderline di quanto non fossimo borderline noi 10 anni fa. I protagonisti sono i carcerati, le periferie allo sbando, non è un modo di addolcire la pillola, ma è un modo di descrivere la realtà, che oggi sicuramente non è più quella in cui i centri sociali rappresentavano non bypassabile dal punto di vista culturale o politico in ogni città. Oggi vengono spesso e volentieri strabypassati, hanno assunto sicuramente, hanno perso molta della centralità culturale e politica che avevano, pur però essendo riusciti a mantenersi in vita e anche ad avere almeno 2 o 3 ricambi generazionali, perché poi noi in questa tournée ne abbiamo visitati più di 30 e scoprire in ognuno di essi, conoscere sì e no 10 persone sulla totalità è un fatto bello, perché all'ultima volta che c'eravamo stati conoscevamo, sapevo tutto, arrivavo e sapevo lui con chi stava, però chi gli piaceva, sapevo tutto di tutto. Ora non conoscere la maggior parte di quelli che militano è un fatto che mi riempie di gioia, perché significa che un fattore importante. Sì, che la gente ha continuato a utilizzare questi posti per crescere politicamente, per confrontarsi con gli altri, e ci sono stati almeno 2 ricambi internazionali, questo è un dato. Però un altro dato che uno non può far finta che non esista è che in generale i movimenti in questo momento non rappresentano sicuramente il trend, diciamo così, tra i giovani. Oggi il trend tra i giovani è minchia boh. E uno ci deve fare un po' il costo. Sempre un salto si rispetto nella video, ma anche a quello. Ha visto un corso di locali e potuto essere un'inaugurazione con insieme a vecchi amici del prossimo giorno, o qualcuno una volta prevale l'arte sulla scelta di queste collaborazioni che sono importanti. No, in realtà le collaborazioni nascono dalla, cioè spesso sono le canzoni che ti chiedono la collaborazione. Nel caso di Tarantella e Campai io per esempio ero perseguitato dalla metrica di Vieni a ballare in Puglia di Michele, e in quei giorni Michele stava per venire a suonare a Napoli. E allora l'ho chiamato e gli ho detto sì, tengo un problema, vorresti scrivere la terza strofa e sta facendo canzoni, ma non ci riesco perché mi continua a venire la gru e tutte le immagini tue. Per cui Smulis fa una cortesia proprio grande a fratello, me la scrivi tu direttamente, così evitiamo che io faccio un sotto tuo e pure una brutta. E lui è venuto. Mentre facevamo gli University of Secondigliano mi è arrivata la richiesta di amicizia di Clementini su Facebook, per dire. Allora io gli ho risposto, guarda Clementini, sono un tuo fan dai tempi di Milionario, e lui mi ha risposto, azzi, tu sei fan di me, io sono fan di tu, e così abbiamo detto, boh, ma incontriamoci, ci siamo incontrati, lui ha sentito che stavamo facendo gli University ed ha partecipato. Quindi è un misto fra casualità e scelta, perché comunque... Comunque dettando al fattore amicizia che comunque vi lega... Sì, per noi è molto più importante... Più che l'amicizia, una certa empatia generale, certo. E una certa sensibilità comune su certe cose. E poi è importante pure aprirsi, perché comunque questa storia dell'empatia e della sensibilità comune si rischia di diventare tutti delle piccole monadi, ognuno chiusa nel suo. E invece avere la capacità di riscontrare anche in chi è profondamente differente da te come Clementino, o in parte differente da te come Caparezza, trovare i punti in comune invece che fossilizzarsi sulle differenze è secondo me il sale, no, della cultura sicuramente, probabilmente anche della vita dell'essere umano sul pianeta, che si è evoluta così. Cioè, se fosse stato per i fascisti saremmo ancora con la clava in mano. Esattamente, ascoltami, la mia successo di quest'anno, insomma, parte di tutta Italia, la sta leggerando, adesso brevemente, testandolo
un riassunto rapido, 5 aggettivi dell'Italia oggi. No, 5 sono troppi. Bastano almeno? Forse ne basta uno. Uno? Si può dire, non lo so, non fate fare queste cose, poi io devo essere sempre con le parolacce dentro alle cose, poi mia mamma, no mia mamma non so vedere, il computer non lo sapeva neanche appicciare, però mia mamma mi rompe sempre il cazzo, dice, dicendo le parolacce poi si passa dalla parte del torto, quindi per non passare dalla parte del torto lasceremo così l'immagine di questi dati, un paese in divenire, diciamo, no? In cui ci sono molti fermenti, no? Che potrebbero evolversi in una direzione, anche se sembrano dare segnali che si stanno evolvendo verso tutt'altra, no? Però poi in realtà potrebbero potenzialmente evolversi anche in una direzione, per cui è il paese della speranza. Ok, e questo la dice lui, insomma. Lasciamo largo spazio all'immaginazione. Sì, guarda, siamo, cioè, per dirne una tra le, i miliardi che mi hanno colpito. L'unica manifestazione veramente popolare che c'è stata in Irpinia il mese scorso è stata in occasione dell'unificazione delle province di Benevento, perciò mi è venuta in mente questa cosa, io abito in Irpinia. Prima dell'unificazione delle province, in Irpinia come nel resto dell'Italia d'altronde, ci hanno tolto la sanità, ci hanno tolto la scuola, ci hanno chiuso 3 o 4 ospedali di cui uno sotto a casa mia. Mia casa era bella perché tenevo un ospedale a 2 passi, qualsiasi cosa arrivava a piedi, no? Poi invece me l'hanno proprio gli shuna e cliente. Quando è che la gente scende in piazza? E questo anche ha spiegato di gran lunga. Questo spiega un po' il mio concetto di italiano. Ascoltami, oltre che scendere, tu lo spieghi anche in una canzone. Perché adesso? Ma in realtà non è stata un'assenza, nel senso che io ho continuato a fare musica e anche tutti i miei social. Abbiamo fatto una scelta all'epoca di spegnere quei riflettori che ci sembrava ci stessero cambiando, per ritornare ad un rapporto più sano, più genuino con la nostra gente e con le cose di cui parlavamo, diciamo così. Questo rito fare 2 o 3 passi indietro, che per me ha rappresentato pure qualche passo indietro in più, perché non me ne sono tornato tra la mia gente italiana, ma me ne sono andato tra la mia gente araba. Sono stato parecchi di questi anni in giro tra Kurdistan, Palestina, Giordania, Iraq, a partecipare a momenti importanti. In Iraq stavo là una settimana prima che scoppiasse l'ultima guerra che è ancora in corso. E quindi poi tornato in Italia mi sono sentito il dovere di descrivere un po' le cose che avevo visto, prendere posizione rispetto. Una cosa che mi sogno quasi tutte le notti è questo 80enne curdo che in una riunione che facevamo, il contingente italiano che eravamo andati in Kurdistan per il Nevruz, lui si alzò e ci fece questa domanda, ci disse, so che in Italia ci sono molte associazioni che lavorano per la tutela, per esempio degli animali, perché non ce n'è neanche una per i curdi? Allora non è che ce ne siamo andati, abbiamo fatto una scelta precisa che era quella di smettere di frequentare esclusivamente salotti, diciamo, bene della musica italiana, andando però a fare i contestatori dentro a questi salotti bene, però per andare nel salotto bene, cioè il tempo che ci metti per svegliarti la mattina, raggiungere il salotto bene, fare la registrazione del salotto bene, tornare indietro, finisce che tu alla fine in quel salotto bene non hai più niente da dire, perché ti stai perdendo delle cose importanti che succedono nella tua città e che tu non riesci a vivere perché stai sempre in un gruppo. In più aggiungi il fatto che i media tendono sempre, no, a trasformare le cose, soprattutto quelle più radicali, quelle che più li metterebbero in discussione, a renderle compatibili, no? E quindi quando poi sei un gruppo con 5, 6, 7 teste, ognuna delle quali ha lo stesso peso delle altre, perché siamo un collettivo, non siamo un gruppo musicale dove c'è il capo che dice e gli altri che eseguono, e alla fine, insomma, tutte queste cose non è che rischiavano, ci stavano cambiando. Prima di essere cambiati in maniera tale da non poterci più riconoscere, abbiamo scelto di interrompere quelle esperienze. Abbiamo un ottimo rapporto con tutto quello che si
si definisce idee realmente indipendenti e abbiamo un pessimo rapporto con tutti quelli che sono i network italiani, diciamo. Questo penso che spieghi un po' anche la nostra relazione con la questione, diciamo, i network tendono a far finta che qualsiasi cosa non abbiano creato loro non esista, fino a che non sono costretti a vederla perché magari esplode, come, cioè, fosse stato per MTV, che adesso sembrano i migliori amici dei club dopo, per tutti i club dopo, quando parlavano delle loro periferie e delle tarantelle che dovevano fare, MTV si guardava bene, diciamo così, dal pubblicizzarli o dal divulgare il loro messaggio. È un po' quello che stava succedendo anche a noi all'epoca, solo che poi qualcuno ci sta bene questa cosa e allora ci rimane, qualcun altro si scioglie, anche se stava in primo posto in classifica. Ascolta, mi piace questo caso, il prossimo album ci stai già lavorando, ci stai pensando? Ci stiamo già pensando, lavorando no, perché questo, dal primo novembre fino a oggi stiamo affrontando questa sfida, in realtà è una cosa per entrare nel Guinness dei primati, il maggior numero di concerti nel minor numero di ore, per cui non abbiamo neanche il tempo, come no ci stiamo più pensando, abbiamo già organizzato uno scheletro, perché tra ottobre 2013 Curro Curruoglio compie 20 anni e quindi stiamo pensando di risuonarlo con una serie di ospiti nuovi a ravvivare l'atmosfera. Ciao Bimegas. Uno con destrezza, mano armato, con tristezza, aggravato, con l'intenzione ororeato, ma capisci? Stai sciotata, avevo fa una bella cosa, si entra frate, non veni mai a tosto che casista, sta a casa tu e firi quanto è suggestivo, quando vai a definitiva.